Oggi, cari ragazzi, parliamo di un libro assolutamente complicato, molto complicato, ma assolutamente necessario. È necessario. Potrei dire che è un libro non per tutti, potrei dire che è un libro per tutti e per nessuno, come diceva Nietzsche dal famoso Così parlò Zarathustra, di cui non so se ve ne ho già parlato, ve ne parlerò, dipende quando pubblicherò questo video o il video appunto di cui parlerò di Nietzsche e della sua opera maggiore. Al contrario, oggi parliamo invece di un'opera importantissima dello scrittore francese, filosofo, che si chiama Debord Gai, o ditemi voi la pronuncia, lo sapete che io faccio schifo completamente con le pronunce. Un titolo che è stato scritto, è stato partorito da un autore assolutamente visionario, tutt'altro però che avvenirista, dato che Debord Gai, il filosofo francese, non credeva affatto che la direzione progressista del suo tempo fosse positiva per l'essere umano. Del suo tempo, dato che stiamo parlando intorno agli anni 60, quando appunto uscì l'opera. La società dello spettacolo è un titolo importante, come ho detto, però c'è un grande però. Mi rivolgo specialmente a quelle persone che hanno in lista questo libro da anni, o comunque da qualche tempo, e non si sono ancora decisi a leggerlo. È scritto, il mio però sta sul fatto che questo libro è scritto veramente in modo astruso, complicato, vetusto, e difficilmente penso che ne uscirete rasserenati da questa lettura, sia per le tematiche che tratta, perché ci sbatte in faccia un po' quella che è la realtà, ed è una realtà abbastanza fastidiosa, pruriginosa, sia per come è stato scritto, sia per il tipo di linguaggio, e capirete meglio tra poco quando vi leggerò alcuni passi di cosa vi sto parlando. Questa purtroppo è una grossa barriera che potrebbe far abbandonare l'opera e preferirne altre per molti e molti lettori. D'altronde di libri da leggere ce ne sono a migliaia. E questa barriera può essere valicata solo da una pressante passione per le tematiche che vengono trattate in La società dello spettacolo, che nel particolare vede una critica alle società moderne e al disvelamento del loro funzionamento più profondo. In pratica vi sto dicendo che c'è una barriera linguistica, che abbiamo molte cose da leggere e quindi appena un'opera presenta un ostacolo, magari diciamo no, non voglio forzarmi a superare questo ostacolo, mi aspetto un altro libro, magari più interessante, magari scritto meglio. Tuttavia, come vi ho detto, questo è un libro importante, è un libro che se investigato, non solo letto superficialmente, ma se ragionato un po' più nel profondo, dà molte soddisfazioni e può aiutare a costruire il nostro bagaglio intellettuale e culturale. Quindi ora andiamo all'interno dell'opera per capire se questa barriera linguistica può essere da voi sopperita o meno. All'inizio del libro ci sono alcune righe che secondo me rappresentano e riassumono al meglio questo libro, che non sono state scritte dall'autore, ma da Feuerbach. E senza dubbio il nostro tempo preferisce l'immagine alla cosa, la copia all'originale, la rappresentazione alla realtà, l'apparenza all'essere. Ciò che per esso è sacro non è che l'illusione, ma ciò che è profano è la verità. Anzi, a suoi occhi il sacro aumenta man mano che decresce la verità e cresce l'illusione. Tanto che per esso il colmo dell'illusione è anche il colmo del sacro. Ecco, secondo me queste brevi righe rappresentano al meglio quello che vuole dire l'autore della Società dello Spettacolo. In pratica, che si è formata una sorta di mondo illusorio, no?
un mondo dell'immagine, un mondo della rappresentazione che non è la realtà, ma che cerca di rappresentare la realtà attraverso forme spettacolari e che tutti gli uomini, o comunque la maggior parte dei cittadini, degli uomini che formano le società moderne, sono attratti maggiormente da questa illusione piuttosto che dalla realtà, da ciò che è un po' più falsato spettacolarmente piuttosto di ciò che è vero, nudo e crudo. Quindi non pensate però allo spettacolo soltanto come al film che avete guardato al cinema. Lo spettacolo ha molte forme e si insinua nelle dinamiche di ogni macchina sociale. Debord dice che lo spettacolo, in ogni sua forma, è divenuto la nuova realtà e che lo spettacolo è sia il mezzo che il fine del modo e del mondo della produzione delle merci. Qua si inizia a capire meglio, perché la produzione delle merci è ciò su cui si fondano i moderni sistemi capitalisti, che sono sorretti dalle forme spettacolari e che a loro volta sorreggono queste stesse forme dello spettacolo. Se prima, in passato, la più grande forma di spettacolo era la religione, ora è proprio la forma spettacolare ed è incredibile che queste siano state divulgate proprio negli anni 60. Per questo ho detto che l'autore è un autore molto, molto, molto visionario che ha anticipato i tempi, se non altro di 30 anni come minimo. Per capirci meglio cosa cerca di dire in La società dello spettacolo, devo dire che fin dalle prime pagine si respira una forte posizione marxista e anche se io non ho ancora mai letto il Capitale di Marx, questa impronta si vede fin da subito, dato che comunque ho letto altre cose, altri piccoli brevi scritti di Marx, altri approfondimenti in passato, anche se non ho proprio approfondito con la sua opera maggiore, comunque si capisce, diciamo, la radice ideologica di questo scritto. E ci ho trovato anche molte somiglianze con alcuni discorsi di Nietzsche, come ad esempio quando Debord parla di un mondo sopra il mondo, no? Parlando appunto della religione e di come Debord si riferisce allo spettacolo, di questo mondo illusorio, no? Come dicevo prima, che ha preso l'egemonia delle vite delle persone. Cosa ci dice quindi l'autore? Che da un asservimento alla sopravvivenza ridotta ai minimi termini, quella della terra per capirci, quella della coltivazione, della caccia, eccetera, siamo passati alla sopravvivenza aumentata, la chiama lui, ovvero essere schiavi delle merci, dell'economia, a essere merci noi stessi, no? Come diceva lo stesso Marx. Il consumatore moderno, in primis, è un consumatore di illusioni che gli vengono stanziate dalle forme spettacolari. I mezzi dello spettacolo ti sussurrano giorno dopo giorno che tu sei quella auto, che quel soprammobile ti qualifica in un certo modo, che quel vestito ti qualifica in un certo altro modo. Questa chiamasi identificazione con l'oggetto, proiezione nell'oggetto e quindi svalutazione di sé come persona, come capacità, come abilità, come facoltà di pensiero, eccetera, eccetera. Ci capiamo? Capite dove ci stiamo addentrando? Oltre che a un discorso politico, si parla anche di un discorso psicologico dell'individuo. Ora vi leggo un primo passo direttamente dal libro, così cominciamo anche a capire in che tipo di linguaggio è stato scritto. Dunque, la prima fase del dominio dell'economia sulla vita sociale aveva comportato nella definizione di ogni realizzazione umana una evidente degradazione dell'essere in avere. La fase presente dell'occupazione totale della vita sociale da parte dei risultati accumulati dell'economia conduce a uno slittamento generalizzato dall'avere al sembrare, da cui ogni avere effettivo deve trarre il suo prestigio immediato e la sua funzione ultima. Nello stesso tempo, ogni realtà individuale è divenuta sociale,
direttamente dipendente dalla potenza sociale modellata da essa. Ecco, io sfido chiunque ad aver creato un pensiero logico e chiaro dopo queste righe che vi ho letto, e vi dico che non sono nemmeno le più difficili, anzi, queste sono abbastanza, è un concetto medio facile da capire quando lo si legge, chiaramente è ancora più difficile, secondo me, da capire quando lo si ascolta, come in questo caso, ma era solo per farvi capire anche qua come scrive, no, l'autore, con frasi molto lunghe, pregne di aggettivi, di parole, di parole anche una discordanti con l'altra, con un appunto dei termini che non sono anche più tanto attuali, quindi è abbastanza macchinoso, il linguaggio, però comunque ci basta un po' più di attenzione, si riesce a capire se veramente ti interessa l'argomento. E qual è anche uno dei punti centrali di questo scritto? L'autore ci dice che lo spettacolo, le forme spettacolari, tutte le nostre merci, diciamo, no, che noi andiamo ad acquistare irretiti dai suggerimenti dello spettacolo, possono, attenzione, possono solo sostituire la soddisfazione dei bisogni primari dell'uomo, che sono sommariamente riconosciuti, con una fabbricazione ininterrotta di pseudo bisogni che si riducono al solo pseudo bisogno della conservazione del suo regno. Cosa ci sta dicendo queste poche righe? Ci sta dicendo che noi abbiamo dei bisogni primari come esseri umani. Al contrario, questi pseudo bisogni, che ci vengono anche molte volte, se non sempre, come posso dire, portati a forza nella nostra realtà tramite pubblicità, eccetera, eccetera, tramite il tipo del folletto che ci viene a suonare in casa, ci dice che abbiamo bisogno del folletto, no, per pulire per terra. Adesso mi è venuto l'esempio così, magari è una cosa utilissima per qualcuno, non voglio assolutamente, ecco, giudicare, è un esempio, ecco, è un esempio. Quindi questi pseudo bisogni non riescono quindi alla fine a sostituire i nostri veri bisogni primari. Sono dei palliativi, no? Sono dei piccoli contentini che servono a continuare a farci andare avanti e a continuare ad essere noi stessi delle merci o delle merci che si abbuffano di altre merci. Ecco, abbiamo visto alcuni dei tanti argomenti che ci sono all'interno della società dello spettacolo. Ci sarebbe molto altro da dire, ma voglio andare ancora più in profondità, perché qualcuno con spettacolo potrebbe capire qualcosa, qualcuno con spettacolo potrebbe capire un'altra, in base alla sua esperienza. Quindi io mi sento un po' di approfondire questo punto, piuttosto che parlare, di fare una scaletta, ecco, di tutto quello che ha detto l'autore, perché se volete, appunto, c'è il libro da leggere. Quindi, come altre volte ho detto, questa non è una recensione o un riassunto che vi spiega tutte le cose, ma è un video per farvi capire se può essere una vostra lettura, se può appassionarvi, se può esservi utile. Quindi io mi sento di dire e di approfondire e di dirvi che cos'è lo spettacolo inteso da Debordghai. Lo spettacolo è tutto ciò che rappresenta la realtà in modo diverso e per un fine preciso. Lo spettacolo sono i film, le riviste, le pubblicità, i poster, il denaro è spettacolo, no? È una forma di questa società spettacolare, quando però appunto diventa un fine e non più un mezzo. Il problema è che lo spettacolo ci entra nelle vene, ci è entrato nelle vene, e quando impariamo a pensare e ad agire in modo spettacolare, quando lo spettacolo ci è entrato nelle vene, noi proprio cominciamo a pensare e ad agire in questo modo. E questo si esplica quando pensiamo al nostro passato, no? Come ce lo rappresentiamo? Ce lo rappresentiamo in modo spettacolare, se ci pensate, con i mezzi che, ad esempio, la comunicazione cinematografica ci ha insegnato, e non come sono accaduti realmente.
Se voi provate a pensare a qualche vostro ricordo, vedrete che voi vedrete voi stessi da fuori come se state guardando un film e saranno ricordi per lo più inventati da voi stessi attingendo dalle forme spettacolari. Non sarà il ricordo vero e proprio come lo avete vissuto dalla vostra prima persona. Provate a pensarci. Oppure quando se avete mai provato a scrivere una storia, no? Che sia inventata o che sia accaduta realmente, lo fate anch'esso in modo spettacolare. Se ad esempio voi leggete, se non sbaglio, si chiamava The Time Machine o Time Machine di Michael Crichton, vi accorgerete di come la lettura si manifesta nella vostra mente in immagini spettacolari, come se fosse un film proprio di sana pianta. Se invece leggete un romanzo scritto prima del Novecento, questo fenomeno sarà meno marcato, tuttavia, però, la mente rappresenterà sempre in modo spettacolare anche questo tipo di romanzi, poiché, come ho detto, crescendo nelle società dello spettacolo, la mente impara a pensare e a rappresentare la realtà in modo spettacolare. Ecco, non so se ci siamo capiti. Quindi, per ritornare sul libro, vi leggo direttamente. L'alienazione dello spettatore a vantaggio dell'oggetto contemplato, che è il risultato della sua attività incosciente, si esprime così. Più contempla, meno vive. Più accetta di riconoscersi nelle immagini dominanti del bisogno, meno comprende la propria esistenza e il proprio desiderio. Il tempo pseudociclico, dice l'autore, è quello del consumo della sopravvivenza economica moderna, che è la sopravvivenza aumentata, ricordate come si diceva prima, dove il vissuto quotidiano resta privato di decisione e sottomesso non più all'ordine naturale, ma alla pseudonatura sviluppata nel lavoro. Anche in questo caso, cosa cerca di dirci l'autore? Che noi viviamo in un mondo sopra il mondo che si è slegato dal, come potrei chiamarlo, il mondo, o come lo chiama lui, vabbè, il mondo naturale, no? Quello dei bisogni primari, quello della sopravvivenza. Più ridotta ai minimi termini, ecco. E questo ci porta a una mancata comprensione della propria esistenza e dei propri desideri, perché i desideri, quelli che sono i pseudo bisogni, ci vengono continuamente suggeriti a destra e a manca. Viviamo in un ambiente e non possiamo affrancarci da questo ambiente credendoci noi gli unici intelligenti o gli unici che riescono, no? A non cadere preda, diciamo, di tutti quei, chiamiamoli, consigli, tra virgolette, perché altrimenti questo è un tipo di bias che adesso non mi ricordo come si chiama, che appunto ci fa credere che noi siamo gli unici a non ad essere così, ad avere un potere naturale che ci fa schermare, ecco, da tutto ciò che ci sta intorno. Noi siamo l'ambiente, l'ambiente è noi, ricordatevi di questo. Perché, come dice sempre lo stesso autore, ogni nuova menzogna della pubblicità è così anche la confessione della sua menzogna precedente. Cioè, se voi ci pensate, ogni volta che esce il nuovo dentifricio è quello che sbianca di più e che vi pulisce così e che vi pulisce colà e che vi dona questo e formula migliorata e il 96% meglio di quella precedente. Quindi cosa vi sta dicendo? Che il dentifricio dell'anno scorso, ve la butto così sul banale, che anch'esso diceva che era il migliore, che era insuperabile, ultima formula, ecco. Quello di quest'anno vi sta appunto confessando la menzogna, no, precedente di quello dell'anno scorso, che quindi non era così proprio il migliore, e vi sta appunto confessando che anche quello di quest'anno non è il migliore, perché il prossimo anno arriverà veramente il migliore, il dentifricio definitivo. Ecco, questo è solo un banale esempio per farvi capire un po' cosa sta cercando di dire in alcuni punti l'autore. Io l'ho un po' semplificata, chiaramente. Il libro è corposo, è scritto come avete visto, come è scritto.
vi prenderà un po' di tempo, ma credetemi, se questo argomento vi interessa, se volete acquisire degli strumenti e delle conoscenze per criticare diversi aspetti della nostra società, questo è un libro imprescindibile. Avrei molte, molte, molte altre cose da dirvi, ma penso di avervi fatto capire se questa può essere una lettura adatta a voi e adatta anche a questo periodo, perché ci sono periodi differenti per leggere libri differenti. Ora voglio finire con una fantastica frase, sempre tratta da questo libro, che vi farà riflettere non poco. Man mano che la necessità si trova socialmente sognata, il sogno diventa necessario. Lo spettacolo è il brutto sogno della società moderna incatenata, che infine non esprime che il suo desiderio di dormire. Lo spettacolo è il custode di questo sonno. Lascio a voi qualsiasi tipo di forma di interpretazione di queste poche righe. Vi consiglio di riascoltarvele e noi ci si sente nel prossimo consiglio approfondito di lettura.